Trident è una collaborative acquisition all'aspetto di un game. Gli studenti fanno una gara alle risposte esatte usando il loro smartphone, si collegano al gioco, all'indirizzo fornito dal docente, dovranno inserire il loro nome e comparirà un numero di codice. Potranno partecipare appena il docente aprirà il gioco. Per preparare il game quiz, basta registrarsi e poi andare in Create New Game. Inseriremo eventualmente un'immagine, upload image. Mi chiede di dimensionare e di usare l'immagine. Accetto quella che mi propone. Attendo che mi carichi l'immagine. Ok, mi ha caricato l'immagine. Metto il nome della mia gara, del mio quiz. In questo caso metto EAS. Okay. E poi inizio con la prima domanda. La prima domanda potrebbe essere: cosa si intende per EAS? Ho scritto minuscolo, beh dai, lo riscrivo. Cosa si intende per EAS? Ok, entro con la prima risposta. Potrei scrivere una didattica flip. La seconda risposta potrebbe essere una metodologia didattica. La terza possibile risposta potrebbe essere quella giusta, episodi di apprendimento situati. E allora spunto la risposta, quella che sarà la risposta giusta, e poi ho una quarta possibile risposta e potrei mettere un apprendimento secondo il post costruttivismo. Ok, la prima domanda è quindi formulata. Clicco su Save Question. Ok, question save è stata salvata, posso vedere il preview e vedete, clicco sulla risposta e vedete che la risposta era esatta. Ok, play again, vado avanti con le altre risposte alla fine. Quando ho finito con tutte le mie domande, perché aggiungerò una new question e la salverò, potrò pubblicare il mio
salvare il mio game e pubblicarlo, save game, ok, e fornirò l'indirizzo del game, questo. Con copia, lo copierò e lo invierò ai miei studenti, i quali si collegheranno al game. Si collegheranno al game attraverso l'indirizzo da me fornito. Una volta che si saranno collegati, metteranno il loro nome e compare prima del join il numero della stanza e con join parteciperanno alla gara una volta che l'insegnante avrà aperto il quiz.